Omo a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi. Om a guru vajra dara suma timonisha sane karma uta varda nishri bada varsa manya sarva siddhi hum. Pakyuke kudan dagi lo, pakyuke sundan dagi nga, pakyuke tugdan dagi yi, ten yerme chiktu jingi lo. Makyuke kudan dagi lo, makyuke sundan dagi nga, makyuke tugdan dagi yi, ten yer me chiktu jingi alon. Amuni, amuni, maha. Chanamla chancho pardo dani kyapsuchi
Dage chinso gibe sonam gi drola pinchre sangye drupa resho sangye chedan tsogi chonam la chancho pardo dani kyapsu chi Dage chinso gibe sonam gi drola pinchre sangye drupa resho Sangye chedan tsogi chonam la chancho pardo dani kyapsu chi dagi chinso gibe sonam gi pinchre sangye drupa resho. In the Buddha, Dharma and Sangha, I take refuge unto enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Do gyache robale. Sabshi chodrawe sa dumache duci tabu chushi kuwane su la shekyan kowar minupe mime nagi tsaltu nebarcha. Profound and peaceful, free of elaborations, as clear light and non-composed. Such an actor I have found. To whoever I may explain will not be able to understand it. So, I remain by myself in the forest where there is no one. As Rinpoche transmitted yesterday, these were the first words that Buddha said just after he reached enlightenment. And as we saw yesterday, these words refer precisely to emptiness, to this state of non-duality in which one can experience the true nature of reality. And actually, it is said, there's such a nectar I have found. And when we refer to nectar, it means something that can eliminate all sufferings, in this case. And actually, all the teachings are very important. All the part of the conduct, which is developing patience and generosity and morality, and developing joyful effort, and having many, many aspects, taking refuge, understanding the law of karma. All of this is extremely important. But as was said in the by Shantideva in the Bodhisattva Charyavatara, let's see if I remember the verse in Tibetan. Which means all these branches were taught by Buddha in order to show wisdom. Which means it's like if all the branches, which is like developing generosity, accumulating merits, purifying our negativities, having morality, developing joyful effort, all of this and much more, everything that is part of the conduct, it's very important, but this was all taught and practiced in order to be a support for us to realize the true nature of reality.
once we are able to realize the true nature of reality, this is like the key to eliminate all suffering and to develop a state of true inner peace. So even from the point of view of generating positive energy, it is said in some texts that says like, one instant of meditation on the true nature of reality, one moment of reflection and understanding and meditation on the true nature of reality, which means emptiness, accumulates more merit, which means generate more positive energy, than making as many offerings, making offerings to all Buddhas, as many offerings as there are grains of sand in the Ganges River. How many grains of sand are in the Ganges River? Millions and billions, I don't know, so many. It say that if we make one moment of really reflecting upon correctly upon the true nature of reality, it generates more positive energy than making offerings to all the Buddhas as many times as all the grains of sand as there are in the Ganges River. Which this doesn't mean that making offerings is a small positive energy, it's very big. But this means that meditating on the true nature of reality is even much more powerful and much more important. So, because it is actually something so important, for example, we can practice patience as much as we may like. And we may be able to remain in a state where we are not anymore reacting with anger. That's wonderful. But until the moment that I don't realize the emptiness of the object of anger, until the moment that I do not eliminate the grasping at the object of anger as being inherently existent as an object of anger, when I stop making the effort to be patient, anger will come back again. So, even in relation to our almost common mental defilements, the way how to cut our mental defilements from its deep root is through the realization, non-conceptually, which starts through a conceptual understanding of the true nature of reality, of emptiness, shunyata. So, it is something extremely important. It's not like secondary or maybe some. No, it is very, very, very important. It's essential. And there cannot be two ways of realizing emptiness. There cannot be two emptiness. Oh, there is one emptiness for the Gelupa, one emptiness for the Nyingmapa, one emptiness for the Kargyupa, one emptiness for the Sakyapa. Oh, then there is one emptiness of the Buddhist, one other emptiness for the Christians, one for the Zen, one for the Tibetan, I don't know, okay? It's not like that. There can be many different explanations, but the true nature of reality is one. It cannot be many. We can use different words, and that's fine. We can have different approaches, and that's wonderful. But when we analyze it clearly, we should get to the same point. True nature of reality is one. So what Lama Tsongkhapa is doing in this text is actually bringing us to reflect upon, okay, what is the true nature of reality, and what are the ways that have been used by many during the centuries to analyze the true nature of reality, which are not really coherent and are not really correct. This is something that it's very important for us to do this analysis, because otherwise we may think, okay, no, but I am Gelupa, so I meditate in that way, I am Nyingmapa going the other way, I am Sakyapa going the other way. These are just names of traditions inside Buddhism, Tibetan Buddhism. But the fact is not which tradition I am part of. The fact is I need to analyze and meditate on the true nature of reality, which is having an understanding and a perception which is totally, purely coherent with reality. How difficult is to get that? Quite difficult. It's not for no reason that for centuries, this has been one of the main points of discussion between many masters of different traditions. I've got like in Tibet, there is a history of debates about this and like a long process. But I believe it's very important to open this debate
to bring it back to us. And not just, okay, I follow because so was said. We need to use our understanding, check it well. No? As Lama Tsongkhapa was saying, we were reading yesterday, it's important that we follow a tradition that has been tested and proved somehow. Like, okay, I don't have enough knowledge to know if it's right or wrong from the very beginning. But have there been anyone on this same path that have followed the same advices and the same instructions that have had a good result? If yes, okay, that's already something, no? Because if there came many before me that did exactly the same thing and they had good results, will I try it? Yes. Like I go to one doctor, and this doctor was able to cure many patients, and they had the same sickness as I do. Do I have some more trust on him? Then I go to another doctor. He makes a beautiful publicity. Nice, beautiful publicity, telling of many miracles and incredible curing and use many nice techniques of communication and this and that. But I go to check. I don't know anyone who has really been cured through that method. Which one shall I follow? The one that someone was cured about it, even though he may not have the best marketing, but at least I know that there were people that were cured about by it. Okay? Similar to that, when we look to our own spiritual path, the lineage is so important because it's also the way of proving to us that it actually works. Because there is my guru, the guru of my guru, many, many practitioners through the centuries that came that were following exactly the same instructions and exactly the same teachings. And it worked very well for them. That's why also it's important, it's something that we don't do so much, but it's something that is very important. It's also to read the lives of the masters. We call in Tibetan Lamrim Gyube Namdar, which means the lives of the lineage gurus of the gradual path to enlightenment. Because by reading their lives, it's very inspiring because we see they also had difficulties, they also have their conflicts, but they follow the same advice and instructions that we are having now, and they were able to overcome all of this. So I can also do it. So this validates the method, first thing. So first thing is important to follow something that has been tested and validated from century to century up to now. Okay. Second thing, once we have a method that is coming from a pure source, such as Buddha Shakyamuni, and has been validated from centuries to centuries, at the same time, we still need to analyze and we still need to reach our own understanding because the process is listening, comprehending, and then meditating. In order for me to familiarize myself with something, I must first understand it. And for me to understand, I must grab it. And for me to grab at it, I need to understand it. I need to make that knowledge my own knowledge and not just a repetition of something that someone said. And here come the analysis. And this is why it's so important also for us to analyze the teachings and check, is it really like that? Maybe I think that phenomena do exist objectively, do exist inherently. Why not? Let's look for it. Please do it. It's very important that we need to do our own analysis so that we get the final result, which is coherent with what Buddha said. We say, then we really develop faith and say, oh, how wonderful, look, Buddha. You really put so much clear. You opened my mind. Look, Lama Tsongkhapa, thank you. Because then it opens our mind. It's like then it becomes one of my teachers, Khajen Losam Punso Rinpoche, the abbot of Tashi Lhumpo, who gave me the transmission on this text. Every time he talks about Lama Tsongkhapa, he starts crying. Like a child. And it's because he has seen the greatness of Lama Tsongkhapa through his texts. And he feels such deep gratitude. So whenever he talks about how kind Lama Tsongkhapa is to him, because open his mind and so on, he starts crying. There he is, this very strong old man of 80 or something years old. And then when he starts crying, suddenly you see that it's like, he stopped talking, and then you see there he's like really crying a lot. No, it's not like just a little tear coming, he's really crying. No. And this is not so common when you go to a Tibetan monastery.
But this is because he has this strong connection which comes out of understanding the teachings and developing such gratitude. When you read the texts of Lama Tsongkhapa personally, then we can really understand because how grateful he was for all of us. He still is for all of us. Anyhow, the fact is that we need to follow a path that has been proven, and we need to analyze it and understand it also. And then we need to practice it ourselves. It doesn't matter whatever name we may give to it. Okay? So this is just the point where we have reached of the text. And the main thing is understanding the true nature of reality. Does it take time to change our paradigm and change the way how we see reality? Yes, it may take lives, not one or two. It may take different lifetimes. For example, in the text by Chandrakirti, which is called Uma Jukpa, he explains when is someone ready to understand emptiness, to receive the teachings about emptiness. And he describes that when does a person have the seed within his mind stream to meditate and to realize emptiness? It is when this person, listening to the meaning of emptiness, if the person get deeply emotioned, like developing a great joy, and then having, how do you say in English, goosepick? Goosebumps. And then having also, and crying and having tears coming out and crying of joy because listening to emptiness and it's like, wow, it's like something that deeply touches us. This means we have already the imprints for realizing emptiness. And it's something like, for me, sincerely, when we are really able to somehow touch the meaning of emptiness just for one instant, it's so beautiful. It's so touching, so special. So this is like when we have this moment. So maybe we still need to develop. Maybe we need to meditate more and more. Most probably, we need to familiarize ourselves more and more, which causes a gradual process. It's not going to take 1 year or 2 years or 10 years. It's going to take maybe one life or two lives or five lives, whoever knows what. But it doesn't matter. The important thing is not to have hurry to reach the result. The important thing is to constantly walk forwards. This is the important thing. So gradually, we open our heart because we always need to develop together love and wisdom. The two need to go together as we develop love and we develop wisdom. Because without the love, we will not have even the strength to realize wisdom. And we don't have the merits, the energy, the strength to realize wisdom. So the two things need to go always together. Wisdom and love. That's the main thing. Okay? So here, Lama Tsongkhapa, in the first part of the text, he talked about developing love and the whole part of conduct. Then there is a beautiful part about meditation. Now we are in the conclusion of the text, in the part where it was just ending the part where he was talking about the correct view of reality, okay, which is really, really important. So the main point, just concluding this first introduction, is we must search for truth, not just accept anything that is given to us. We must search for truth. We must search for what is the actual true nature of reality? What is the paradigm in which we may live that is coherent with reality, that generates a state of peace and joy? This is the main point. Okay. Remember, the religion, the tradition, is just a method for something much deeper we need to realize, which is our path to enlightenment. So it doesn't matter what tradition we are part, what name we give, how we are dressed, whatever, you know. If we want to dress ourselves as Mickey and Minnie and we make a new tradition, okay, that's wonderful as long as we are developing love and wisdom. It's no problem, okay? This is not the point. The point is really developing wisdom and love. Otherwise, the rest, who cares, sincerely? Okay, maybe one is more nice, the other one is not so nice. This is just our own projection. But the main objective is to develop love and wisdom. All right. Quindi,
Sabshi tretra we sa duma che duzi tabu chushi kovanye sula shekian kovar minupe mime nagi tsaltu nebr cha. Profondo e pacifico, libero da elaborazione, di chiara luce e non composto. Un nettare così ho realizzato. A chiunque lo spieghi non sarà capace di comprenderlo. Perciò rimango da solo nella foresta dove non c'è nessuno a meditare. Queste sono le prime parole che Buddha ha detto dopo aver raggiunto l'illuminazione, così come detto nel Sutra dell'Alita Vistara, così come ci ha trasmesso la Gangchen ieri. Quindi Buddha, quando parla queste prime parole, fa riferimento alla natura ultima dei fenomeni, asciugnata, la vacuità, ossia al fatto che i fenomeni non esistono in un modo oggettivo così come appaiono a noi. E questo è come un nettare, perché? Perché elimina ogni sofferenza. È la chiave per eliminare la nostra ignoranza, che a sua volta è la radice di tutte le sofferenze. Quindi non è importante, è essenziale. Esiste tutta una parte del sentiero che riguarda la condotta, lo sviluppo di amore, di compassione, di pazienza, di generosità, la legge di comprensione, vivere in un modo coerente con la legge del karma, la presa di rifugio, sono mille cose che sono molto importanti, molto. Però tutte queste servono come una base per poi sviluppare la saggezza. Il più importante di tutto è lo sviluppo della saggezza. È lo sviluppo di una visione che sia coerente con la realtà nella quale noi viviamo. Questo è estremamente importante. E quello che accade è che, come abbiamo detto ieri, la parte della condotta, ossia la parte della generosità, amore e così via, è molto simile fra le varie tradizioni. Quando rientra la parte della, anche se ci sono differenze, però la parte, quando entra la parte della visione, è dove ci sono più differenze. Però non è che esiste una vacuità dei Gelupa, una vacuità dei Nyingmapa, una vacuità dei Sakyapa, una vacuità dei Kargyupa, poi una vacuità dei buddhisti Mahayana, una vacuità per i Zen, una vacuità per questo. Non è mica così. Non importa chi osservi in un modo corretto, deve arrivare alla stessa conclusione. La natura ultima dei fenomeni è una. Possiamo descriverla in modi diversi. Possiamo avere approcci diversi per realizzarla e per spiegarla, va bene. Però dobbiamo star parlando della stessa cosa. Al di là del nome che noi andiamo a dare. Questo è essenziale. Perché non è che la cosa importante è appartenere a una tradizione piuttosto che a un'altra. La cosa importante è avere una visione e di conseguenza una vita che sia coerente con la realtà. Questo è l'obiettivo. Perciò quello che l'Amazon K prova di fare, più che prova in questo testo, è quello di proprio riportarci verso questo pensiero e andando a evidenziare alcuni punti che sono modi di meditare e di riflettere sulla vacuità che sono equivocati. Però questo non vuol dire che c'è qualcosa contro una tradizione piuttosto che un'altra, o un attaccamento verso la propria, assolutamente no. È un semplice fatto di voler aver chiarezza su che cos'è la corretta visione della realtà. Che cos'è la realtà? Com'è che la realtà appare però non esiste così come appare? Che cos'è corretto? Qual è la visione coerente della realtà? Questo è uno dei punti essenziali che dobbiamo fare. Anche perché senza sviluppo della corretta visione della realtà, per il quanto possiamo sforzarci, possiamo sviluppare molta pazienza, per esempio, e non avere più rabbia. Però la rabbia rimane ancora a un certo livello superficiale, ossia io posso riuscire a non reagire più con rabbia perché metto un grande sforzo per praticare la pazienza. Però finché io avrò fenomeni che appaiono a me come se fossero oggetti di rabbia intrinsecamente esistenti, io ci credo. Posso trattenermi, posso riuscire a non reagire con rabbia. Però appena smetto di mettere quello sforzo, cosa succede con la rabbia? Sorge un'altra volta. Io ho bisogno di realizzare che l'oggetto di rabbia, così come lo vedo io, non esiste. In un modo oggettivo, autonomo. Esiste un oggetto di rabbia interdipendente perché io vado ad attribuire quel valore.
Perciò, finché non c'è la realizzazione della vacuità, anche la rabbia, anche la invidia, la gelosia e così via non possono essere totalmente eliminate. Possono essere momentaneamente bloccate, fermate, ma non totalmente eliminate. Quindi, ancora di più, vediamo il quanto è importante la corretta visione della realtà. Ed è proprio per questo che dobbiamo analizzare, dobbiamo cercare di comprenderla nel modo giusto. Come la Tsong Khapa ci diceva, ieri abbiamo visto, è importante che noi cerchiamo di realizzare questo, prima di tutto seguendo una tradizione che abbia un minimo di validità, ossia dobbiamo vedere una tradizione che ci sia qualcuno che ha già seguito quelle istruzioni e che abbia avuto dei buoni risultati. Perché, sinceramente, io nella mia totale ignoranza, come faccio a sapere se quella spiegazione della corretta visione della realtà è giusta o meno? Faccio un po' fatica, da subito. Poi piano piano arrivo, però nel primo momento è difficile. Quindi cosa faccio? Vado a cercare degli insegnamenti che sono stati già dati ad altri nel passato e che ha avuto dei buoni risultati su di loro. È un po' come se vado da un medico che a sua volta ha già guarito tantissime persone che avevano la stessa malattia che ho anch'io. Mi fido di più di quel medico, no? Di più che se vado da un medico che ha una bellissima pubblicità, un ottimo modo per dire che lui ha tutte le qualità più miracolose del mondo, di qua e di là, mille cose. Però alla fine dei conti, se tu vai a cercare un paziente che si è guarito veramente, non lo trovi. Quale dei due medici dobbiamo seguire? Il primo. Quello che ha avuto delle persone che hanno pazienti che sono guariti. Quindi, similmente, il lignaggio ha anche questo significato. È il fatto che io vado a ricevere istruzioni, vado a ricevere insegnamenti, che sono stati dati queste stesse istruzioni, questi stessi insegnamenti, sono stati dati ai miei maestri, ai maestri dei miei maestri, a tutte queste altre generazioni, di persone che si trovavano in una situazione molto simile alla mia e che a loro volta però sono riusciti a avere ottimi risultati. Sono riusciti a eliminare la loro rabbia, invidia, gelosia, arroganza, in fondo ignoranza e perciò uscire dal ciclo di sofferenza. Questa è una cosa ottima. Perciò, per quello che anche avere un lignaggio è così importante, però una volta che ho un lignaggio che so che viene da una sorgente positiva e che poi successivamente è stato poi praticato da diverse persone che hanno avuto ottime realizzazioni, a questo punto io lo ricevo, so che c'è una sua validità, però anch'io devo analizzarlo e comprenderlo, devo fare in modo che quella conoscenza non sia più una semplice conoscenza che mi viene ripetuta, che o meglio che io vado a ripetere, ma che io devo comprenderla e che deve diventare mia conoscenza. Se io dico i fenomeni non esistono così come appaiono, bello, lo posso ripetere, però l'ho compreso, no? Devo analizzare, è vero o non è vero? Finché arrivo alla mia propria conclusione, dico sì, la realtà è illusoria in quanto appare a me come se fosse propria, autonoma, intrinseca, ma in realtà non è così. Però devo arrivare alla mia conclusione di quello. Questo è importante. Perciò, con questo, a questo punto, siamo sulla strada giusta, perché prendiamo degli insegnamenti che sono stati già provati, che hanno funzionato per altri, quindi possono funzionare anche per me. E anche per questa ragione che viene dato anche spesso il consiglio di leggere la vita dei maestri del lignaggio. Lamrim Gyuben Namdar dice, ci sono tutte le biografie dei maestri del lignaggio. Quindi, io purtroppo non so se esiste questo è un libro che viene chiamato La vita dei maestri del lignaggio dell'Amrim, del sentiero graduale, è un bel librone che non, io ce l'ho, sono tre volumi quelli che ho io, non ho mai letto tutti e tre i volumi, però ce l'ho a casa tutti e tre i volumi. Fa parte di uno di quei libri che tu guardi, ce lo voglio leggere, rimane lì per anni. Però comunque non so se esiste una traduzione in inglese o qualche altra lingua di questo libro. Comunque, il fatto è l'importanza di vedere la biografia dei maestri è perché leggendo le loro vite, entrando in contatto con le loro vite,
uno vede che anche loro avevano le loro menate, i loro problemi e tutto il resto, seguendo le stesse istruzioni e metodi che io ho accesso oggi, sono riusciti a trovare un loro equilibrio e così via. Quindi funziona. Perciò fammi provare. Questo è importante. E poi, il fatto è, nostro obiettivo non è far parte di una tradizione. È bellissimo far parte di un lignaggio, di una famiglia spirituale. Questo fa parte del metodo ed è importantissimo ed è bellissimo. Però non è l'obiettivo. L'obiettivo è sviluppare amore e saggezza. Questo è il nostro obiettivo principale. Poi, che io lo faccio in un modo, che io lo faccio in un altro, va bene. Se andiamo a fare una nuova tradizione di Mickey Mouse e Minnie, dove ci vestiamo tutti da Mickey Mouse e da Minnie, e poi dopo andiamo a fare delle preghiere strane, andiamo a creare il nostro Dio Minnie, Mickey, infatti noi rappresentiamo l'essere illuminato come Mickey e l'essere illuminata come Minnie, che ne so io, il guru yoga di Mickey Mouse, quel che sia, voglio dire, adesso sto dicendo una stupidata qualunque, però quello che succede che cos'è? Anche se così fossi, se una cosa del genere portasse la persona veramente a sviluppare amore e saggezza, che ben venga. Il punto non è essere attaccati alla forma perché io sono di questa tradizione, tu sei di quell'altra, quindi è perché il punto non è appartenere a una tradizione, il punto è sviluppare amore e saggezza. Questo è l'obiettivo. Poi, apparteniamo a una tradizione perché è un processo di trasmissione di insegnamenti e di esperienze, di conoscenze, di benedizioni che viene da maestro, discepolo e che arriva a noi e che è estremamente prezioso per questo. Però l'obiettivo qual è? Sviluppare amore e saggezza. Che i due vanno insieme, eh? Perché senza lo sviluppo dell'amore non c'è la base, non c'è l'energia, non c'è la forza, non ci sono i meriti per sviluppare la saggezza. Allo stesso modo, solo amore senza saggezza non tagliamo via la radice della sofferenza che è la nostra ignoranza. Perciò le due cose vanno insieme, lo sviluppo di amore e lo sviluppo di saggezza. Questo è l'obiettivo principale. E quello che l'Amazon K ci porta qui in questo testo, che adesso riprendiamo, è proprio il fatto di andare a cercare di mettere chiarezza, per noi lui mette chiarezza, noi cerchiamo di capire la chiarezza che lui ci dà, su che cos'è coerente con la realtà. Perché come dicevo, non è che ci deve essere una vacuità per ogni tradizione, la vacuità è una. Poi ognuno può avere un approccio un po' diverso, può spiegare usando parole diverse, però gira di gira dobbiamo arrivare sullo stesso punto. Questo è importante. Ok? Quindi adesso ritorniamo sul nostro testo e credo che tra oggi e poi un'altra lezione che faremo tra venerdì e sabato riusciremo a concludere il testo. Ok? Tanto siamo arrivati verso la fine. Ok. So, let's go back to the text. Okay, yesterday we read already the question number 56, and where Lama Tsongkhapa was stating different types of wrong views of emptiness and wrong ways of meditating on emptiness. But I would like to take back from, let's see from where exactly. Let's take here from page number 66, the end of it, as it says. This means it would be better if one took the valid statement from Sutra, Tantra, and commentaries as a witness or the supportive scriptural authority. On that basis, one can then check
why such is feasible or unfeasible through one's own intelligent reasoning to see. So, as we just said, first we need to have reference to teachings which have been used for centuries and centuries and have been of benefit for others. So then, after we need to check and analyze to ourselves, is it correct, is it not correct by our own self? But in this context, what Lama Tsongkhapa is saying is, look, from all the statements that I have just said before regarding the ways of meditating on the true nature of reality, I don't want to say what is right and what is wrong. It needs to be coherent with Buddha teachings, and you need to analyze it to see if it is coherent logically or not. If it is, wonderful. If it's not, better change. Okay? So the questions that come out are, is there a difference between emptiness and dharmakaya? Okay? And what is the criteria of seeing a dharmakaya? Because there are different dharmakaya, as we said, it's the true, is the we call it the body of truth or the body of the essence, which basically means the very subtle mind of a Buddha. Okay? It's a very subtle mind free from all sorts of ignorance and the stains of ignorance. But there is a difference between dharmakaya and emptiness. We already saw this a few days ago. Okay? But some people in some traditions, they say, oh, you can, when you look at your own mind, you end up seeing dharmakaya. It's like, if you look deeply within yourself, you will see your pure nature, and that's your dharmakaya. And what Lama Tsongkhapa was stating is that this is not really correct, because we don't have dharmakaya, no? If we had dharmakaya, then we would all be a Buddha. And if we were, maybe you are all Buddhas here helping me to try to reach enlightenment myself, I don't know, but I can tell you I am not. We never know who we have in front of us, huh? But the fact is that I know by myself I am not a Buddha. And if I would be a Buddha, then we really are in trouble. Because I hope a Buddha is something quite much better than what I am. Okay? So basically, the fact is that if I have dharmakaya, then necessarily I need to be a Buddha. But if we call dharmakaya the root, the causes to develop dharmakaya, then it's fine. This was what was explained before, no? So please analyze and understand yourself, Lama Tsongkhapa says. Is there any difference between emptiness and dharmakaya? And what do we mean by looking at the dharmakaya? Okay? So basically, yes, there is a big difference. And what we can see is the pure nature of our mind, which is the basis for developing dharmakaya, that in some contexts can be called dharmakaya because of the cause to develop this state of enlightenment. If both Mahamudra and the six preparations, Jorwa Yanla Druk, are taught as an indifferent guiding commentary in the profound tantra set. Let me just try to check the Tibetan what it's meant by this word indifferent. One second, eh? Tompa da chokola ke e duk choko tome tsamgas chakchen dan jorjuk ni ka gyu de sam namne tartu gitchitus kebar mebar eduk. Chakchen dan jorju ni ka gyu de sam namnes tartu gitchitu kebar mebar esum suna tawa ke ungyur duka miduk. If both Mahamudra and the six preparations are taught as an indifferent guiding commentary. Now this is a bit strange, huh? This is not correct. In the profound tantra set, which is basically saying, if both Mahamudra and the six preparations
If it's thought to have any difference between both of them as being an ultimate guide to enlightenment. This is what is said here in Tibetan, because it says here, where were we? Chakchen dar jojo nyiga gyude sabo namnes, from the deep and profound tantras, the Mahamudra and the six preparations, tartu gichitu kebar meba erdu, as a final explanation and as an ultimate guidance to enlightenment, is any difference between any of them? If we go deeper in a deeper level between Mahamudra and the six perfections, is any difference between them? If there is a difference of view or not, then here it continues. If there is a difference of view or not, if they are taught as an indifferent guiding commentary, I don't know what he means by an indifferent guiding commentary. Basically, the question is there any difference from the point of view of the view in Mahamudra and the six preparations? Mahamudra and the six preparations are basically two techniques of meditation, which go very, very deep and to realize the true nature of reality. Mahamudra, it has many different forms of Mahamudra, but in a more simple way, Mahamudra is the meditation of the emptiness of the mind. It's where we meditate on the true nature of reality, where the object of meditation is the actual mind itself. Okay, but the fact here is that if whatever practices we can take also from the Vajrayana path, from the Tantra, it can be Mahamudra, it can be Jordruk, Yaladruk, which means the six branches of preparation, it can be any practice, emptiness is always emptiness. It's not like a difference from one to the other. Because some people said that. That's why it's being asked here. Especially if there is a difference between the mind and its mode of abundance or not. Kebar to sem didan sem ginelula kebar edu. Nelu tompa nikyan solo kandra shik gebar dugnams. Kebar to sem didan. When it says here, especially, where were we? D. Especially if there is a difference between this mind and its mode of abundance. Not here when said the mind here is called Semdi. Semdi means this mind, which refers, I suppose, to the part which came before, which refers to the mind that realizes the true nature of reality, which we're referring to Mahamudra before. So is there any difference between this mind and the nature of the mind? Yes or no? Actually, yes. Is there a difference between the mind that realizes emptiness and emptiness itself? There is a difference. Okay? Some people say there is no difference. There are some traditions and some people that say, no, once you understand the mind that realizes emptiness, then you realize the true nature of reality. It's like, anyhow, the fact is that the question is there a difference between the mind that realizes the true nature of reality and the actual true nature of reality? Yes, there is. So this is basically, this is very important. For us, it may not seem so important because we don't have these other views. But when we start taking these other views into consideration, then this is actually a very important point. And then it continues saying, and to find out what one should do to search for the final mode of abidance, emptiness. This is the main point. So, once having, on that basis of the teachings which come from Buddha and its commentaries, one can check why such is feasible or unfeasible through one's own intelligence reasoning to see, point number E, to find out what one should do to search for the final mode of abidance, emptiness. What shall I do to realize the true nature of reality? That's the main question that we should make and analyze and check and go for it. This becomes, what do you do in your life?
okay, I am a doctor, I am a lawyer, I work in a shop, whatever. This is not what I do. This is just my livelihood. What do you do in your life? I develop love and wisdom. That's what I do in my life. My goal is I must realize the true nature of reality. That's my goal before anything else, and develop a great heart full of love towards everyone. That's my goal, bodhicitta and shunyata. That's what I want. The rest, I don't care, you know? Because what happened in life? We get together, we get married, we get separated, we have a new job, we lose the job, then we have another job, then we have people are rich, then get poor, and then it's one day like this, the other day like that, the one day the body is healthy, the other day the body is sick, the other day the body is healthy again, and then one day things go well, the other day things don't go well, that's life. But in all this process, what do we should do? We should use this whole process called life to develop love and wisdom. That's what I do in my life. That's what we should do in our life as an objective. Okay, all the rest is secondary. I have recognition, I don't have recognition. I live in a nice place, I don't live in a nice place. The job that I do, I like, I don't like, whatever, you know. I have many, many lives to do it again, don't worry. Okay? But the important thing is, what do I do with this life? And what's my main goal? Develop love and develop wisdom. That's the main objective of our lives. Okay. So, if one keeps a principle that accords with the thoughts of the victor, the Buddha, if one keeps a point of view, a view of reality, that is in accordance with the teachings of the Buddha, with the thoughts of the Buddha, and if one researches the writings of the scholars, and if one studies and researches through all the commentaries of the great masters that came after Buddha, who had great familiarity with the immaculate discourses of the victor, and who unravel Buddha's thought, especially in the text of Nagarjuna, his spiritual son, he or she will then have the eyes of excellence. So if we keep coherence with Buddha's teachings, and we go and we analyze the teachings through the commentaries that were made, then we will have an eye of excellence. We will see things in a coherent way. So this is the objective. And here, Lama Tsongkhapa is sharing with us the path. No one will realize the nature of reality like this. We need to analyze. We need to study. We need to read. We need to search. We need to meditate. We need to listen. Analyze, and then gradually, following a correct path, one day slowly our mind will open, and then we will be able to see reality in a real coherent way and different from what is now. Okay. Quindi, riprendiamo la domanda numero 56. Riprendiamo dalla pagina 62 in fondo, che dice: questo vuol dire che sarebbe meglio se si fosse questo vuol dire che sarebbe meglio se si fosse presa una valida esposizione dal sutra, dal tantra e dai commentari come testimonianza, ossia l'autorità scritturale a favore. Questo vuol dire che prima di tutto nel nostro percorso dobbiamo far riferimento ai testi, agli insegnamenti che vengono da un lignaggio ininterrotto che a sua volta sia stato provato in quanto valido durante i secoli. Perciò io prendo insegnamenti che faccio riferimento ai testi di Buddha e ai suoi commentari. Oltre a ciò, si può controllare perché ciò sia fattibile o impraticabile attraverso il proprio ragionamento intelligente che vede. Ossia, una volta che io ho gli insegnamenti all'interno di un lignaggio corretto, e così via, devo a questo punto andare ad analizzare me stesso se quegli insegnamenti sono coerenti o non sono coerenti, se funzionano o se non funzionano. Devo fare il mio proprio percorso di comprensione e non solo ripetere perché qualcuno me l'ha detto, no? E sulla base di questo dobbiamo porci le seguenti domande, che in realtà queste domande che l'Amazon K pone adesso
fanno riferimento a quello che ho appena spiegato prima, che erano i modi sbagliati di meditare sulla vacuità. Quindi dice, non so, l'Amazon K qua dice, non sono io a dirvi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Prendete gli insegnamenti di Buddha, i commentari scritti dai grandi maestri come Nagarjuna, Chandrakirti, Asanga e altri. E osservate voi se queste, se queste cose sono giuste o sbagliate. Dice, se c'è una differenza fra la vacuità e il Dharmakaya. Esiste o non esiste una differenza fra vacuità e Dharmakaya? L'Amazon Kappa dite, vedete voi, io qua vi pongo la domanda. Secondo me sì. La differenza fra Dharmakaya e vacuità, vacuità è la natura ultima dei fenomeni. Dharmakaya è la mente molto sottile nel suo stato puro, ossia è la mente molto sottile di un Buddha. Sono due cose diverse, sono connesse, perché noi possiamo sviluppare il Dharmakaya, possiamo arrivare a avere una mente molto sottile nello stato totalmente puro, perché? Perché la nostra mente sottile è della natura di vacuità. Però sono due cose ben diverse. In questo momento la mia mente è della natura di vacuità o no? Sì. Però possiedo il Dharmakaya? No. Perché se io possedessi il Dharmakaya in questo momento, sarei un Buddha. E se io fossi un Buddha, saremmo proprio inguaiati. Perché? Nel senso che se un Buddha è quello che sono io, mi dispiace, perciò siamo messi male. Nel senso che spero che sia molto di più di questo, ci credo. Quindi, se io avessi il Dharmakaya, io sarei un giabuto, però se io avessi il Dharmakaya, ne avremmo tutti noi, A questo punto saremmo veramente inguaiati. Se tutti nel mondo hanno già il Dharmakaya, sono tutti già dei Buddha senza saperlo, vuol dire che non c'è più differenza fra essere senziente e Buddha, diventa tutta una cosa sola. Invece, come l'Amazon Kappa ha detto previamente nel testo, se andiamo a chiamare di Dharmakaya la natura pura della nostra mente molto sottile, ossia la vacuità della mente, in quanto la base che ci permette di sviluppare il Dharmakaya, questo va bene, stiamo dando il nome del risultato alla causa. Però sono due cose diverse. E continua con l'altro punto, che è con quale criterio uno può osservare il Dharmakaya, con quale criterio si osserva il Dharmakaya. Perché in alcuni testi viene detto, uno può, quando uno medita, vede il Dharmakaya. In realtà, facendo riferimento, dal mio intendimento, facendo riferimento a uno quando vede la propria mente molto sottile, uno che vede la natura della propria mente. Però la natura della mente è una cosa, il Dharmakaya è un'altra. Il Dharmakaya è la mente molto sottile di un Buddha in uno stato totalmente puro. Sono due cose ben diverse, ok? Però l'Amazon K qua non è a dire cosa è giusto o cosa è sbagliato, sta ponendo le domande, dicendo vedete voi se questi sono giusti o no. Il prossimo punto che dobbiamo analizzare è se entrambi, il Mahamudra e le sei preparazioni, sono insegnati come un commento guida neutrale nel set del profondo tantra. Questo qua che è messo come un punto successivo in realtà non è la continuità del punto precedente. Qua c'è una traduzione un pochettino strana, perché abbiamo in tibetano chalchen dan jorju niga tyude samun namne tartu gitritu kebar mebar esun. È stato detto, uno deve vedere se è stato detto che entrambi, il Mahamudra e le sei preparazioni, che sono due metodi di meditazione molto profondi, insegnati da Buddha all'interno del Tantra, quindi è stato detto, che la domanda è stato o no detto negli insegnamenti del Tantra che il Mahamudra e le sei preparazioni hanno una differenza nel suo livello più ultimo. Che cosa vuol dire? Se vado ad analizzare, in fondo sono due metodi diversi, però in fondo parlano della stessa cosa o di due cose diverse? E proprio la domanda continua subito dopo. Specialmente se c'è una differenza tra... No, scusate. Se vi è o meno una differenza di visione se sono insegnate come commento guida neutrale. Questo commento guida neutrale non so perché è stato tradotto in questo modo, non lo trovo nel tibetano. Comunque il punto è, nel Mahamudra e nelle sei preparazioni,
il modo di vedere, il modo di praticare, anche se l'approccio sia diverso, alla fine si parla della stessa cosa o di due cose diverse? La vacuità che alla fine si va a realizzare è la stessa o sono due tipi di vacuità diverse? Questa è la domanda principale che viene posta qui, perché c'è chi vede che sia diverso. Specialmente se c'è una differenza tra questa mente più che la mente e il suo modo di osservare o no. Questa mente perché? La domanda qua è, esiste una differenza fra la mente che realizza la vacuità e la vacuità stessa o no? In realtà sì. La mente che realizza la vacuità è una cosa, la vacuità è un'altra. La mente che realizza la vacuità a sua volta è della natura di vacuità? Sì, perché non esiste intrinsecamente. Però sono due cose diverse. Se io vedo la mente che realizza la vacuità, sto vedendo la vacuità? No, sono due cose diverse. Ok? Però c'è chi dice che è una stessa, che è la stessa cosa. Quindi questo è uno dei punti in cui anche l'Amazon K qua pone questa domanda come punto di riflessione. E per ultimo, è molto importante, dice, e un altro, l'altro punto è per scoprire cosa si dovrebbe fare per cercare il modo finale di osservare la vacuità, la realtà. Questo è il punto più importante. Che cosa uno dovrebbe fare per riuscire a meditare, a realizzare la natura ultima dei fenomeni in un modo corretto? Cosa uno dovrebbe fare per questo? Questa è la domanda essenziale. No? E continua dicendo, se si tiene fede a un principio che si accordi con i pensieri del vittorioso, se uno tiene fede, se uno segue degli insegnamenti che sono in accordo con i pensamenti di Buddha, e se si fa una ricerca nelle scritture degli studiosi, ossia che hanno grande familiarità con i discorsi immacolati del vittorioso e che svelano i pensieri del vittorioso, soprattutto nei testi di Nagarjuna e dei suoi figli spirituali, vuol dire, se noi seguiamo gli insegnamenti che vengono direttamente da Buddha e sono coerenti con quello che Buddha ha detto, e in particolar modo usiamo i commentari dati dai grandi maestri che sono venuti dopo di lui, come Nagarjuna e Chandrakirti, allora costui avrà gli occhi dell'eccellenza. Chi usa questo metodo potrà arrivare effettivamente a comprendere la realtà in un modo coerente. Caso contrario sarà molto difficile. Quindi quello che l'Amazon K ci porta è verso questo. È molto bello perché l'Amazon K non viene a dire guarda tu sei sbagliato, non, lui dice vedete voi. C'è una differenza fra vacuità e dharmakaya. C'è differenza fra la mente che realizza la vacuità e la vacuità stessa. Lui pone delle domande che in certi casi vengono prese come se le cose fossero così. Però ponendo la domanda ci mette alla riflessione per osservare, secondo i suoi insegnamenti, non è proprio così. Ok? Andiamo avanti. Una cosa sola che non ho detto, che ho detto in inglese prima. Il punto qui è il seguente. Quando si dice qua, la cosa più importante è il modo che dobbiamo cercare, il modo per scoprire cosa si dovrebbe fare per cercare il modo di osservare la vacuità. Ossia, qual è la cosa più importante che c'è nella nostra vita? Sviluppare amore e saggezza. Il resto è tutto secondario. Sì, tu cosa fai nella vita? Ah, io sono un medico, un avvocato, un insegnante, non faccio nulla, che ne so io? Cosa fai tu per la tua sopravvivenza? Questa è una domanda. Ma cosa fai tu nella vita? Io sviluppo amore e saggezza. Questo è il mio obiettivo di vita. Perché poi nella vita succede di tutto e di più. Uno poi prima è solo, poi dopo magari si sposa, poi si separa, poi si risposa, poi non si sposa, poi magari c'è il fatto che uno invece c'è un lavoro, poi quel lavoro non c'è più, poi c'è un altro lavoro e poi invece poi in salute, poi si ammala, poi ritorna in salute un'altra volta, poi una cosa va in un modo, poi una cosa va in un altro. Le cose cambiano costantemente, mille cose succedono. E se ci sono delle cose che avremmo voluto fare e non siamo riusciti, non preoccuparti, c'è sempre la prossima vita per provare un'altra volta. Sono mille opportunità. L'importante qual è? È che io usi questa opportunità chiamata vita per sviluppare amore e saggezza. Questo è l'obiettivo finale.
L'importante, noi non dobbiamo avere fretta per arrivare al risultato, però costantemente camminare in avanti per sviluppare amore e saggezza. Questa è la cosa più importante in assoluto. Ok? Bene. Now, this is an important point. All the points are important, but this is specifically something we need to reflect upon. Here follow the reason for adulterating the profound instructions. Why are the teachings being changed in time, not being kept purely? For two reasons here. Some of two approaches which are not correct. Some of those who want to remain absorbed into practice, in practice single-pointedly, consider the hearing of teachings and the thinking about them as an obstacle. So the first thing which is not correct is that some people think that the only thing necessarily is somehow to meditate. So enter into this meditative absorption, remain that as much as long. So to study, to learn, to understand many things, that's just an obstacle. That's just taking our inner space. We don't need that. All you need is to just absorb yourself within a meditative state and stay within that. That's all you need. There is no need of learning. There is no need of reflection. There is no need of understanding. All you need is to meditate. There are people that think in this way. So this is one interference. The other one, and some of those who want to hear and think, some of those who want to listen to the teachings and want to reflect upon them, from the very beginning, but they start with an idea of degrading others and not to seek a subject of meditation for one's own continuum. There are those that instead, they study the meaning of Dharma and the teachings of Buddha and they analyze and debate about them and so on, not because they want to meditate upon it and tame their own defilements, but because they want to show that they are the best students and that they know the truth. And then somehow they can actually debate with others and show that they have the knowledge in their hands and the truth in their pocket somehow. But this is a wrong view. This is also another thing that completely degenerates the teachings. So they, due to the thought of obtaining a dry reputation, for example, wanting to be oneself a scholar, turn out to be extroverted beings and remain so because they lack meditation insight. Which means it's not enough just to listen and to comprehend. We need to meditate. And if someone may just want to be a great scholar, nothing. There is no point of being a great scholar if we will not apply that knowledge to our own mental continuum. Okay. It is thus why it is necessary to preserve the victor's doctrine, to preserve Buddha's teachings, by way of all three, which are hearing, reflecting, and meditating. We need to listen to the teachings, we need to read the text, we need to receive the information, we need to reflect upon it, comprehend it, and then we need to meditate upon it. As I try to make some distinction between what is appropriate to do and what is not appropriate to do, it looks like there are also some who say his mental continuum is still untamed. So, Lama Tsongkhapa here concludes saying, to keep the Dharma purely, we need to listen, to study, to receive information about the Dharma, we need to comprehend it, and we need to meditate upon it. This is very important. And what I have stated here in this text is just trying to make a distinction between what is an appropriate way of listening, comprehending, and meditating, and what is a non-appropriate appropriate way of listening, comprehending, and meditating. What is right and what is wrong. I just tried to do my best to make clarity between the two.
But there are some that instead of listening well to what I have to say and analyzing together, they just see myself as being attached to my tradition and going against someone else. That's why they may say, oh, I have not yet tamed my own mental continuum. So I still am acting out of anger and attachment to my own tradition and aversion to others. But that's not the point. I'm just trying to make clear what is appropriate and what's not appropriate as a method for enlightenment. Okay? I think it's quite clear, right? So on our own path, we need the path is made by listening, comprehending, and meditating. These are the three steps that are fundamental on our path. Okay? Quindi, la parte finale della domanda 56 dice: di seguito il motivo dell'adulterare la profonda istruzione. Ossia, ci sono due motivi principali per il quale gli insegnamenti vengono adulterati, nel senso di non vengono mantenuti puri nel tempo. Quindi nei secoli, dalla trasmissione spesso di generazione in generazione, non sempre gli insegnamenti vengono mantenuti in un modo puro. Perché succede questo? E qua l'Amazon K ci dà due ragioni, che sono due punti importanti su cui riflettere. Alcuni di coloro che vogliono rimanere assorbiti nella pratica della concentrazione univoca considerano l'ascolto degli insegnamenti e il riflettere su di essi come un ostacolo. Ci sono alcuni che dicono l'unica cosa importante è meditare, entrare nello stato meditativo e rimanere in quello stato meditativo per il tempo più lungo che sia. In questo processo ascoltare, ricevere nuove informazioni, studiare il Dharma, eccetera, diventa un'interferenza, diventa qualcosa che non serve, al contrario, diventa ancora di più un ostacolo. Quindi questo è un'interferenza agli insegnamenti, perché di generazione in generazione con questa attitudine si perdono gli insegnamenti. Perché uno non ascolta, uno non comprende, quindi non sa bene su cosa meditare, e così si va a degenerare. E l'altra attitudine, che è opposta a questa, che anche questa sbagliata, dice: e alcuni di quelli che vogliono ascoltare e riflettere sugli insegnamenti fin dall'inizio, cominciano con un'idea di degradare gli altri, e non di creare un soggetto di meditazione per il proprio continuum. Quindi io voglio studiare, voglio ascoltare il Dharma, ricevere gli insegnamenti, ma perché? Perché voglio diventare il primo della classe, perché voglio essere il più bravo e far vedere agli altri che io ho ragione e loro sono in torto. Io voglio far vedere che sono il grande filosofo, il grande studioso, ho la conoscenza, e non perché voglio domare la mia mente e i miei veleni mentali. Questa è un'altra attitudine molto equivocata. Così, a causa del pensiero di ottenere una buona reputazione, come voler diventare loro stessi studiosi, si trasformano in esseri estroversi e rimangono tali poiché mancati di meditazione dentro di sé. Quindi uno che solamente impara le parole, la filosofia, gli insegnamenti, però mai accede a questi insegnamenti con l'intento di meditare e di domare la propria mente, ma i propri veleni mentali, rimarrà in questo livello superficiale, estroverso, e mai riuscirà a domare veramente la propria mente finché non va a meditare, finché non va a applicare profondamente nella propria vita e nella propria mente gli insegnamenti stessi. Quindi queste sono due attitudini sbagliate. Una di dire no, gli insegnamenti non servono, non serve studiare, non serve comprendere, deve solo meditare. Gli altri che dicono no, basta solo comprendere e studiare, la meditazione non serve. Sono due attitudini che esistono, che hanno esistito sin da secoli, e sono due attitudini sbagliate. Perciò è questo il motivo per cui è necessario preservare la dottrina del vittorioso, è necessario preservare gli insegnamenti di Buddha attraverso tutti i tre: ascoltare, riflettere e meditare. Questi sono i tre punti fondamentali per mantenere la nostra propria pratica del Dharma e un lignaggio vivo. Dobbiamo ascoltare gli insegnamenti, dobbiamo comprenderli e poi dobbiamo meditare. Questi tre punti sono fondamentali. Senza qualunque dei tre
non riusciamo a ottenere le realizzazioni. E non possiamo mantenere viva una tradizione, un lignaggio. Serve ascoltare, quindi leggere, ricevere insegnamenti e così via. Serve comprendere e poi dopo serve meditare. Perciò l'Amazon K dice: mentre cerco di fare qualche distinzione tra ciò che è opportuno fare e ciò che non è opportuno fare, sembra che ci siano alcuni che dicono il suo continuo mentale è ancora selvaggio, non è ancora stato domato. Che cosa vuol dire questo? L'Amazon K dice: io in questo testo quello che sto cercando di fare solamente è di mettere un po' di chiarezza su qual è il modo opportuno e non opportuno di praticare, qual è il modo corretto e non corretto di praticare, mettere chiarezza su questo. Non sono qua contro nessuno, però ci sono alcuni che invece di andare a vedere bene che cosa sto dicendo si metteranno sulla difensiva e metteranno a dire: ah, vedi tu l'Amazon K che non hai ancora, se stai avendo un'attitudine causata dall'attrazione per la tua tradizione e avversione per altri. Quindi quando non è assolutamente questo, l'Amazon K dice: io dico quello che dico solamente per cercare di mettere un po' di chiarezza qual è il modo corretto e non corretto di meditare sulla vacuità e così via, cosa è opportuno fare e cosa non è opportuno fare. Poi ognuno fa quello che preferisce, però non è che sto facendo questo con un'avversione per qualcuno o qualunque cosa di questo genere, ok? E adesso abbiamo la risposta. Then now we have the answer 55 and 56. Tendam chöpe rikshe gi tena namdo nelo sam ngowam ngowam shete nyeba te tongpa nyitam dewa deshe gi nyimpo lakshe kube so dorna ludru luksangi tadan gawe tawa te punso yönden gyaden she chidre chitsam jöna yang tamche kemba tasho gi tarpa tsaya mido che gombo kyo gi katse pa dawe shab gi sheba shing lekpar sung she Talmo Jor. Okay. Answer 55 and 56 by Panchen, Lozang, Chokyi, Gyeltsen. When it is watched with knowledge of reasoning for analyzing ultimate truth, ultimate reality, the entity or the nature of the or the characteristics or the characteristics of conception is found. And I state respectfully that this is the emptiness of the Sugata Garva. Tundam chobe riche gitena namdo nelusam ngomo shite nyebade tomba nyite deshe gis nimbo lakshe kubesos. The concept here, Sugata Garva, means the one gone to bliss, which means Buddha. Okay? So basically it says, when analyzing with a correct reasoning for looking to the true nature of reality, and Tendam chobe rikshe gi tena namdo neluksam ngowan shite nyebate tongpa nyitam deshe gi nyingpo lakshe kube suls. So, when analyzing with a correct logic and seeing the true nature of reality by eliminating any sort of misconception, then one is really finding the correct path to enlightenment, which means here, when it is watched with the knowledge of reasoning for analyzing ultimate reality. So when analyzing, what is this way of reasoning? Is observing, does reality exist as it appears or not? When we analyze it correctly, this way of analysis will find what? The nature, the entity, or the characteristics of conception is found. The nature of the mind, the nature of phenomena is found. And I state respectfully that this is emptiness or the Sugata Garva. This is the actual emptiness. This is the actual state. So here is the actual emptiness. One second, let me just check the Tibetan.
tongpa nyitam deshe gi nyimpo lakshe kube sols. This is the actual emptiness or the essence of the Sugatagarbha, the essence of the one gone to bliss, of going to bliss, of going beyond sorrow, going beyond suffering. In other words, it says, when you look at reality and you analyze if reality does or not exist as it appears, and you find out that reality does not exist as it appears intrinsically, then through these logics, you can understand the true nature of reality. And by that, you can reach to shunyata, you can reach to the state of going beyond sorrow, going beyond suffering, which means going beyond our own state of ignorance. In brief, with a tradition that which contradicts the noble tradition of Nagarjuna, forget about omniscience. One will not even attain mere liberation, no matter how much one can describe how it possesses hundreds of ideal qualities, as mentioned by the Savior yourself, which means, in brief, from all that has been said, if you meditate on the true nature of reality, using a technique, using an understanding, meditating in a way that contradicts, that is not coherent or contradicts the way how Buddha have taught and consequently later Nagarjuna have explained. I'm sorry, even though you may say that your meditation have many and thousands of qualities, it will not take you out of samsara liberation and it will not take you to Buddhahood. Just as you, the great savior Lama Tsongkhapa, you have explained this yourself. So I joined my two palms together to you, great Lama Tsongkhapa, for your good teachings as taught by Chandrakirti. Chandrakirti was a great master that explained the correct view of reality in accordance to the teachings of Nagarjuna, that explained it in accordance with the teachings of Buddha Shakyamuni. And Lama Tsongkhapa explained in accordance with the teachings of Chandrakirti. Basically, there is the text per excellence, let's say, of explaining emptiness by Lama Tsongkhapa is called Umagompa Rapsel, which means the clear explanations of the thoughts of the middle way, which is Umagompa Rapsel is a commentary of Umajukpa. Umajukpa is a text which means entering into the middle way, which is a text which was written by Chandrakirti. The text of Chandrakirti is a commentary of Umatsawa Sherab, which means the root of the wisdom of the middle way, which was written by Nagarjuna, which is a commentary of the Sutra of Perfection of Wisdom, the Prajnaparamita Sutra, which was taught by Buddha Shakyamuni. So basically, we have the Sutra of Perfection of Wisdom, which was taught by Buddha Shakyamuni, which in the very, 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 very short version is the Heart Sutra. But normally, this is the commentary on the 8,000 verses version. So we have the Sutra of the Perfection of Wisdom of Buddha Shakyamuni. Then there is a commentary on this sutra explaining it, which is called Umatsawa Sherab, which means the root of the Madhyamika or the middle way by Nagarjuna. Then there is a commentary on the text of Nagarjuna written by Chandrakirti called Entering into the Middle Way, entering into the meaning of what Nagarjuna explained, actually. So we have Buddha Shakyamuni, Nagarjuna, Chandrakirti, and then Lama Tsongkhapa. So when we study, when we look at the meaning of the true nature of reality, normally the lineage of texts, of explanations that we use to understand it is we go through Lama Tsongkhapa, that goes through Chandrakirti, that comments Nagarjuna, that comments Buddha Shakyamuni. That's how we go. Because if we go directly to Buddha Shakyamuni, it's quite difficult to get the meaning precisely for us, because it was taught in a different context. And like this, it goes to the other texts also. It's like one time I wanted to memorize one text, not about emptiness, but written also a long time ago. I went to my teacher and I said, oh, I want to memorize this text. And then he said, it's called the Jeba Tensil, the text. And then he said, your teeth are not strong enough to give this bite. They will break. Which means the text is too difficult for you to understand. Better go to the commentaries. So that's why, very luckily, we have these wonderful commentaries.
So when we go through the, what's the best way, when here, for your good teachings as taught by Nagarjuna, what is the best way that we have to access the correct view of reality? We have Lama Tsongkhapa's explanation. There is a commentary of Chandrakirti. There is a commentary of Nagarjuna. There is a commentary of Buddha Shakyamuni. And we have this wonderful path, which is incredibly clear and coherent. Okay? So this is what we should follow. So it doesn't matter what is the name of the tradition that we give, how many thousands of qualities we say it has, if it's not in coherence with the teachings of Buddha Shakyamuni and in coherence with actually what reality is by analysis, then I'm sorry, it is not correct. Okay? Quindi, la risposta 55 e 56. Tendam chebe rishe gitena namdo nelusams ngomuan shite nyebates tongpa nyitam deshe ki nyingpo lakshe kube solus dorna ludru luksangi ta dan gawe tawate punso yonde geden she chidra chitsam jönayang tamche kemba tashu ki tarpa tsamya mitop che gombo kyo ki katse pa dawe shabgi shebashin lekpar sunshi talmo jor. Quando si guarda con la conoscenza del ragionamento per analizzare la verità ultima, ossia la realtà, l'entità o la caratteristica della concezione si trova e dichiaro rispettosamente che questa è la vacuità o il sugata garva. Quando si guarda con la conoscenza del ragionamento per analizzare la realtà, questo che cosa vuol dire? Quando noi osserviamo in che modo la realtà appare esistere e se esiste veramente nel modo come appare esistere o meno. Tendam chöchi gi rikshe, si dice in tibetano, è l'analisi della realtà ultima, che vuol dire la realtà appare o no come, esiste o no come appare a me? Questa è la domanda che ora si pone. Perciò analizzando se la realtà esiste o meno così come appare a noi, arriveremo alla conclusione che no, arriveremo alla conclusione della natura ultima dei fenomeni che la realtà è vuota di un'esistenza intrinseca o oggettiva, nulla esiste veramente così come appare a noi. E con questo arriviamo alla natura ultima, ossia la vacuità, o anche il deshek nyingpo, qua in questo caso che viene chiamato l'essenza dell'andare al di là, l'essenza dell'andare al di là della sofferenza, l'essenza dell'andare al di là della nostra ignoranza. In altre parole, è con l'analisi se la realtà esiste o meno così come appare a noi che possiamo arrivare alla conclusione che è la vera natura dei fenomeni, ossia che nulla esiste in modo oggettivo, autonomo, intrinseco. Perché? Perché sono cose, fenomeni che sono tutti interdipendenti. In breve, con una tradizione che contraddice la nobile tradizione di Nagarjuna, si dimentichi l'onniscienza, non si raggiungerà nemmeno la mera liberazione, non importa quanto si possa descrivere le centinaia di qualità ideali, come detto da te stesso il Salvatore. Ossia, come te stesso l'Amazon K, che qua lo usa il termine tu che ci salvi, perciò tu che, perché tu che ci fai vedere il sentiero, come te stesso hai detto in... no? E continua dicendo: giungo i miei palmi davanti a te per il buon insegnamento come insegnato da Chandrakirti. Perciò, così come tu hai detto, l'Amazon K, se un insegnamento, se una tradizione, un metodo di meditazione e così via non è coerente con gli insegnamenti di Buddha e i commentari dei grandi maestri che li hanno spiegati dopo, come Nagarjuna e Chandrakirti, e innanzitutto se non è coerente con la realtà, così come la mente dell'analisi corretta possa vedere, non importa quante siano le qualità che uno vada a descrivere di questo metodo, è un metodo che non è valido. Quindi io porgo il mio rispetto a te, l'Amazon K, che ci guidi con insegnamenti come dato da Chandrakirti. Perché Chandrakirti, la famosa luna, suo nome è Chandra, Chandra vuol dire luna, Kirti vuol dire famosa.
Chandrakirti è stato un maestro che ha scritto un testo che si chiama Umala Jukpa, che vuol dire entrare nella via di mezzo, entrare nel Madhyamika, entrare nella via di mezzo. Perciò Lama Tsongkhapa ha scritto un libro chiamato Uma Gompa Rapsal. Uma, quindi Madhyamika, la via di mezzo, Gompa, visione, Rapsal, che chiarisce. Quindi il testo che chiarisce la visione, il pensiero della visione di mezzo, che è un commentario sul testo di Chandrakirti. Chandrakirti a sua volta ha scritto questo testo chiamato Uma Jukpa, che è un testo stupendo, fatto tutto in versi, che a sua volta è un commentario del testo di Nagarjuna chiamato Umatsawa Sherab, che viene chiamato la radice del Madhyamika, del sentiero della via del mezzo, che a sua volta il testo di Nagarjuna, Umatsawa Sherab, è un commentario del Sutra della Perfezione della Saggezza insegnato da Buddha Shakyamuni. Quindi abbiamo Buddha Shakyamuni con il Sutra della Perfezione della Saggezza, che viene commentato da Nagarjuna, quindi spiegato da Nagarjuna, con il testo della radice della perfezione della via del mezzo. Poi dopo, questo testo di Nagarjuna viene spiegato e commentato da Chandrakirti con il testo Uma Jukpa, quindi entrare nella via di mezzo, che a sua volta viene commentato dalla Mazzon K con il testo che si chiama Uma Gompa Rapsal, il testo che chiarisce i pensieri della via di mezzo. Quindi noi abbiamo, se noi andiamo a vedere il nostro lignaggio dal punto di vista scritturale, abbiamo Buddha Shakyamuni, Nagarjuna, Chandrakirti, Lama Tsongkhapa. È in questo modo che arriva a noi questo lignaggio. Per questo che dice, tu hai spiegato in un modo eccellente, così come insegnato da Chandrakirti, perché Lama Tsongkhapa ha fatto riferimento anche ai sutra di Buddha, anche ai testi di Nagarjuna, però principalmente al testo di Chandrakirti. Ok? Quindi questo è un po' il lignaggio tramite il quale noi arriviamo a oggi per realizzare la vacuità. In altre parole, dobbiamo seguire un lignaggio corretto. Dobbiamo seguire spiegazioni che siano valide e analizzare noi stessi e assicurarci di questo. Questo non vuol dire che dobbiamo essere attaccati a una tradizione piuttosto che un'altra, però è importante ricercare, comprendere e meditare poi dopo sulla corretta visione della realtà. Però è necessario questo processo di ricerca, di comprensione. Non è una cosa così. Ah, va bene in un modo, va bene nell'altro. No, non è proprio così. Ok? E Lama Tsongkhapa dice, io ho posto queste domande fino qui, che adesso andiamo verso la conclusione del testo. Quindi Lama Tsongkhapa pone, io ho fatto queste domande perché? Perché io voglio che ci sia chiarezza per tutti. Non perché non voglio bene a uno o voglio bene all'altro, perché voglio semplicemente che i modi equivocati di meditare non ci siano più. Voglio che ci sia chiarezza per tutti, per quello che ho fatto queste domande. Ok? Prego. L'essenza dell'andare al di là dove si trova. Ah, deshek, dewar shekpa in tibetano. Guarda, la lingua tibetana è una lingua incredibile in realtà. De vuol dire felicità, shek vuol dire andare. Perciò felicità andare, che vuol dire andare al di là della sofferenza. Il modo in come i tibetani sono riusciti a tradurre i termini dal sanscrito è veramente incredibile. Anche Rinpoche ieri lo diceva, su tanti versi veramente è molto speciale. Quindi questo, la possibilità di andare al di là, questa parola, dewar shekpa, che viene chiamato deshek. De vuol dire felicità, quindi non sofferenza. Shek vuol dire andare, quindi la stessa parola vuol dire andare allo stato di felicità permanente. Andare al di là della ignoranza, andare al di là della sofferenza, rappresenta tutto questo, questa semplice parola. Ok? So just the question was about the term Dewar Shekpa, which means to go beyond sorrow, to go beyond ignorance, to go to the state of happiness. Dewa means happiness.
Shekpa means to go. And Tibetan language is an incredible language, actually, because it's able to say so much in so little. So de means happiness, shek means to go. So to go to happiness, which means to go beyond sorrow, to go beyond ignorance, to reach a state of permanent happiness. That's what this word also means. Bene. Shigigato drupta tenamla. Chotam cheturo chikpa. Okay. We're not going to start the next question now. Actually, I'm happy that we are on the conclusion of the text. Okay. The most difficult parts, we have gone through them all already. Now it's just a nice conclusion of the text itself. And in the beginning, it is saying like, oh, but some people may say, oh, all religions are the same, everything is the same, everything has the same taste. And the Lama Tsongkhapa say, is it really like that? Let's analyze it clearly, okay? And are all the phenomena with the same taste? So is there no difference between positive and negative? Is there is no thing to think that something is good and something that is not good? So he goes through this analysis after. And then after it goes basically to the final conclusions and dedications, okay? So we will conclude here today. And then on Saturday we'll have more time because I need to go, also need to leave now because I am going to see my grandparents, basically, because they are in Italy and they requested me to go there and somehow need some respect also in this sense. So I just leave now. It's like 6 hours by car. And then I sleep there tonight. I stay the day of tomorrow with them and then I come Friday. So hopefully Friday afternoon I'm here to do some teachings. If I'm not able to reach on time on Friday, then sure we have Saturday, we have a lot of more time to do that. And if we have our Saturday morning, we conclude the text. If not, Saturday morning and afternoon. Okay. So we'll do now the final dedications. Quindi adesso concludiamo qui per oggi. Mi fa piacere che siamo arrivati verso la fine di questo testo. La parte più difficile l'abbiamo già affrontata tutta. Quella che riguarda i dettagli sulla vacuità, eccetera, questa parte del testo è già finita. Adesso, da qua in poi, andiamo verso la conclusione. In questa prossima parte l'Amazon K chiede, qualcuno dice, sì, vabbè, però tutte le tradizioni sono la stessa cosa, tanto tutti i fenomeni hanno lo stesso gusto. È veramente così, dice l'Amazon K. Vediamo un attimino, no? E fa un'analisi su questo discorso, e poi dopo parte sul fatto della conclusione finale, delle dediche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo verso la dedica finale del testo. E, adesso facciamo la dedicazione finale, anche perché io oggi devo appena finito scappare in qualche modo, perché devo andare a trovare i miei nonni, che sono venuti dal Brasile. Volevano venire qua, però il nonno c'ha 92 anni, la nonna c'ha 89, fanno un po' fatica di fare 6 ore in viaggio per venire fino a qui, eccetera, quindi vado io a trovarli, per quello che domani non ci sarò, quindi vado da loro in montagna, sono lì domani, arriverò questa notte lì, sono lì domani con loro, poi venerdì mattina parto e spero essere qua per venerdì pomeriggio per poter continuare gli insegnamenti, caso contrario di sicuro continueremo e finiremo il testo il sabato mattina e se necessario il sabato primo pomeriggio, ok? Quindi facciamo le dediche finali. Chitsmola me kutse raptenchi namkar chinle chochur gepadang losan tempe drume sasungi drove musel taltu negyurchi nimo dele tsendele nime kuyan delekshin nintsen taktu delekpe Concho sumki jingilo, concho sumki ngodrup sol, concho sumki trashishu. Trashidele. Grazie a tutti.